Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a scoprire insieme queste creazioni che ho fatto con i nuovi pigmenti che vi ho fatto vedere nel video acquisti. E sì, scusate sempre lo smalto pessimo. E allora, ho fatto i cristalli ma li ho già levati perché, come sapete, sono molto difficili da togliere. Quindi ci ho messo un pochino, ve li faccio vedere uno ad uno intanto prima di andare a scoprire le altre cose. È la prima volta che faccio cristalli, quindi non sono molto esperta, però ho fatto questo qui, diciamo sul blu con il pigmento sempre quello lì olografico, no pigmento scusate, glitter, e qui una parte in trasparenza. Poi ho fatto questo qui che invece è, diciamo, doveva essere oro rosa, però poi ci ho aggiunto un po' di pigmento bronzo, quindi è venuto una specie di color bronzo e non mette molto a fuoco, quindi non riesco a farvi vedere i glitter, che devo dire la verità, forse perché ne ho messi un po' pochini in questi cristalli, non è che si vedano moltissimo, ecco. E poi ho fatto questo qui che è il mio preferito, sempre se ce lo mette a fuoco ve lo faccio vedere, e l'ho fatto così, qui si vedono di più i glitter, turchese sotto che va verso il blu sopra. Questo mi piace veramente tanto, bello bello, spero si metta a fuoco. Ok, visti questi qua, andiamo a scoprire il resto delle cose. Allora, io partirei subito da questa cornicetta, che è uno stampo appunto che non ho mai provato, quindi volevo provarlo. Ah no, forse una volta l'ho fatto, però comunque non è per me, era per una commissione. Comunque andiamola a scoprire. Bello, allora è venuta così oro rosa, eccola qua. Io non capisco dalla fotocamera se sta mettendo a fuoco, comunque vabbè, questa qui purtroppo è opaca, quindi l'effetto di glitter non si vede molto, proverò a lucidarla, comunque è carina, la mettiamo qui. E andiamo a scoprire questa qua che invece dovrebbe essere lucido come stampo, se non ricordo male. Bello, sì, allora questo qui è lucido, quindi i glitter si vedono un pochino di più e non so se riesco a farvi vedere l'effetto dalla fotocamera. Comunque questo qui non è che sbrilluccichi tantissimo, devo dire la verità, non fa l'effetto che faceva nel pacchetto, forse devo mettere più glitter, non lo so. Comunque carina anche questa, la mettiamo qui. E finiamo con questi colori e andiamo a scoprire questa qui. E anche questa purtroppo è opaca, quindi si vede poco. Comunque è una finestra, eccola qua, una cornice a finestra che andrò poi a lucidare sperando che l'effetto dei glitter si veda un pochino. Perché sì, dalla bustina in realtà, cioè non so se si vede, dalla bustina erano abbastanza olografici questi. Vabbè, non importa. Poi andiamo a scoprire, vediamo, questo stampo con le gemme. Molto carino questo. Andiamo a vedere come sono venute. Allora ho fatto... Che bella! Questa qui, turchese, sempre dei colori appunto del diamante, e già qui si vedono un pochino di più. Anche se devo dire, cioè, sono solamente glitter turchesi, non è che fanno l'effetto olografico che dicono in foto. Comunque sono belli. Molto bella questa. Poi ho fatto con il blu questa gemmina qui. Aspettate, vale, tiro fuori tutte quante e ve le faccio vedere. Spero si veda, eccole qui. Molto belle queste. Questo qui è più bello di glitter. Molto belli comunque. Ok. Eccole qui. Le gemmine che ho fatto, super super lucide, veramente. Queste sono bellissime. E il glitter non è male, devo dire. Dalla busta sembrava più olografico, in realtà, cioè... Sembrano più glitter turchesi, però sono molto fighi. Mi piacciono come sono venute queste gemmine. Ok, le mettiamo qui e andiamo a scoprire queste due ultime cosine. Allora, per le quali ho in mente un'idea molto bella, spero mi riesca. Questa è sempre la mia preferita, che bella. Questa in ogni stanza mi piace, bellissima questa cornice. E l'ho fatta così, mischiando il blu e il turchese. Mi piace veramente tanto. Poi adesso appunto vedrò con quale delle due fare la cosa che ho in mente. E poi questa qui che dal retro è spettacolare, io spero sia lo stesso anche davanti. Sì. Ok, è bella, perché non è brutta ovviamente.
Però dietro è più bella, ovviamente. Guardate com'è lucida, davanti un po' meno. Comunque proverò a lucidarla magari con il Vernidas e vediamo un po' cosa esce fuori. Comunque il colore è molto bello, mi piace. Ok, allora, queste piccole cosine sono tutte le cose appunto che abbiamo scoperto insieme. C'è anche questa. E per quanto riguarda questi pigmenti mi piacciono, anche se devo dire, a parte per il blu che non era molto olografico anche dalla scatola, gli altri lo erano un pochino di più rispetto a come sono venuti qua, però comunque l'effetto è molto figo, quindi io ve li consiglio. Per oggi è tutto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!